Benvenuti in questa parte numero 12 di Shenmue, ovvero il secondo giorno di lavoro, dove praticamente scopriremo altri indizi sulla gang Mad Angel. Adesso faremo un sogno del tutto particolare, dove praticamente si vedrà questo oggetto che abbiamo trovato nella cantina del padre. E questo avrà un significato molto molto notevole, specialmente per quanto riguarda poi lo svolgimento della storia. Diciamo la verità, effettivamente questa storia ha un finale aperto perché poi proseguirà con il secondo e avremo modo proprio di vedere giusto e corretto il suo funzionamento. E comunque adesso, bando alle ciance, Rio si presenterà al lavoro e per fortuna, grazie alle tempistiche che sono migliorate, arriveremo subito al porto senza dover scendere giù in città e senza dover poi fare cose strane. Comunque, a maggior ragione, adesso vedremo tutto. Ok, la sveglia è suonata e fortunatamente il pullman, una volta che usciremo dalla casa, ci porterà direttamente al porto. Il che comunque, avete visto anche le parti precedenti di Shenmue, avete visto quanto è molto interattivo Shenmue, specialmente per quanto riguarda l'utilizzo e la scelta di determinati orari, perché se gli orari non coincidono con quello che stiamo facendo e se specialmente ci troviamo in un luogo del tutto diverso, non si attiveranno determinate sequenze cinematografiche che automaticamente starà per significare che dovremo ripetere il giorno, specialmente qua nel porto che siamo nella fase finale, nell'ultimo CD di Shenmue, accadrà la medesima cosa. Purtroppo la rottura di scatole che c'è ogni volta che andiamo al lavoro, specialmente come abbiamo fatto nella parte precedente, il lavoro purtroppo prevede una gara a inizio turno, poco prima dell'orario di per sé. Va a finire che dobbiamo farci una bella gara e quindi questa gara qua è veramente una rottura di scatole che purtroppo tocca fare. E, ahimè, non sono mai riuscito ad arrivare prima e il premio che ci spetta a fine corsa è sempre un po' uno schifo. Purtroppo, cosa posso farci? Specialmente forse Chiara mi diceva che prendevo le curve un po' troppo lunghe, cioè, oppure magari sono io che non riesco bene a controllare, però sta di fatto che utilizzare il muletto in Shenmue 1 è la parte più drammatica e terrificante, diciamo, di tutto il gioco. Quindi ragazzi, non prendete in considerazione, diciamo, questa parte di gameplay perché effettivamente è una parte molto un po' di impiccio che può creare noia, però se volete essere sinceri, pensate che questo gioco qua è obbligatorio farlo, quindi fatelo e cercate almeno di vincere, di fare un punteggio migliore del sottoscritto, ragazzi. Ok, molto bene. Aspettiamo che si concluda la gara perché i giri sono tre e non è semplice anche superarli, ragazzi, è difficilissimo, mamma mia. Da notare molto carina la musica di sottofondo, anche specialmente in questa gara qui, eh. Poi senza tralasciare il fatto che tutte le altre musiche di sottofondo di Shenmue sono stupende, proprio in pieno stile orientale, specialmente per alcune. Poi voi non vi immaginate neanche le versioni di Shenmue 2, specialmente poi quella per Xbox che aveva una grafica migliore rispetto a quella della Dreamcast, ma ve lo posso assicurare che io sono sempre stato fan Dreamcast. Quella per Xbox era decisamente migliore, oltre a un sonoro veramente proprio stupendo. E l'edizione Xbox aveva anche un film al suo interno, che però vabbè riprendeva un po' tutte le vicende di Shenmue, quindi non è proprio un film ufficiale vero e proprio, ma è soltanto un mix di scene proprio relative, delle cutscene raccolte, se non vado errando.
Ok, questo è l'ultimo giro. Come andata è andata, ma sappiamo benissimo che ormai il premio ottenuto è uno schifo, quindi non c'è da meravigliarsi. Man, you really need more practice. Here's your prize. Thanks. Time for work. Give me your best. Molto bene, adesso praticamente ci dà l'ordine, come anche nel giorno precedente di inizio lavoro. Succede che dobbiamo consegnare il carico, queste casse qua, nel capannone numero 3, seguendo praticamente la mappa che ci è stata data. Visionando quindi la mappa, noi possiamo capire il percorso da rispettare. Se non rispettiamo il percorso, ragazzi, va a finire che non si attivano le sequenze cinematografiche necessarie per poter proseguire la storia. Quindi guardate bene la strada. Non è difficile, e portate il tutto al capannone 3. Ovviamente io ho tagliato anche tutta la sequenza, perché sennò la parte diventava lunghissima e anche molto sgradevole. Quindi ho cercato proprio di rendere la parte più corta possibile, benché siano 41 minuti, ragazzi. Quindi potete già immaginare quanto è stato complesso gestire un gameplay di Shenmue. Comunque siamo arrivati a mezzogiorno ed è il momento della pausa pranzo. Nella pausa pranzo potete approfittarvi del fatto per domandare informazioni alla gente per scoprire qualcosa su questa gang Mad Angel. E questo dovete farlo sempre, ragazzi, in modo tale da poter scoprire più informazioni possibili inerenti appunto a questi stronzi. E una volta mangiato, vabbè, parlate con i vari operai, con Mark ancora, in modo tale che il diario si aggiorni. Se il diario si aggiorna, vuol dire che abbiamo appreso informazioni veramente interessanti. E poi tenete presente che alle 2 si riprende il turno di lavoro. Mark. Hey, Dio. Yeah. How you liking work? It's okay, I suppose. Well, I expect a lot from you, Dio. Right. I'll do my best. Dio, you got any brothers or sisters? No. I don't really have a family anymore. Oh. Sorry to hear that. Adesso possiamo entrare nello shop per comprare qualcosa, per gestire meglio la pausa come noi vogliamo. Ricordatevi sempre, ragazzi, se vi appaiono personaggi nuovi, parlate con loro, interagite in modo tale da ottenere più informazioni possibili. È proprio una specie di indagine questa qua che stiamo facendo nel porto. Praticamente fingersi, tra virgolette, lavoratori, anzi, in effetti ci siamo fatti assumere come lavoratori al fine di scoprire proprio informazioni relative al Mad Angel. Ed è ciò che stiamo facendo. Comunque adesso godiamoci la pausa pranzo e andiamo nel shop. Ah, è importante anche parlare con questo vecchietto. Se voi non lo sapete, ragazzi, non è Excuse me. altro che un maestro Yeah? di arti What marziali. is it, Youngin? I'd like to ask you about the Mad Angels. What for you want to know about them? Well, you get mixed up with them and you're just asking for trouble. do you know anything about them? That gang's done growing in recent years, you see. They're in league with some big Chinese cartel, looking to take over Yokosuka. A Chinese cartel? They call the shots around this here harbor. They don't take kindly to interference by others, so watch yourself. Know anything else about that gang? I know you do well not to get yourself involved with them. What would your family do if something happened to you? But I... You get mixed up with them and you're just asking for trouble. That's all I got to say about it. Molto bene, adesso entriamo qua nello shop. Comunque ci ha dato sempre molte informazioni relative a queste Mad Angel. Avete visto che il diario effettivamente si è aggiornato. Comunque per gestire la nostra pausa possiamo andare benissimo adesso a comprare qualcosa, comprare magari qualcosa che so far bere Rio. Qua c'è un distributore, quindi possiamo bere la Jet Soda, la Coca-Cola, il caffè freddo. Qualsiasi cosa vogliamo fare si può fare purché attendiamo l'orario di lavoro, che sono le 2 in punto, le 14 in punto del pomeriggio, 2 in punto come preferite voi. Io vi consiglio di prendere il più delle volte anche il caffè perché si possono nascondere anche delle lattine di vincita.
E poi tenete presente che Rio stesso è un collezionista, quindi a maggior ragione possiamo ottenere anche dei premi fondamentali, perché è importante per completare il più possibile Shenmue, dobbiamo far sì che Rio collezioni tanti oggetti. E io cercherò di mostrarveli proprio il più possibile quanto riesco a fare. Ah, good. E poi se gradite, ragazzi, potete tranquillamente comprare i vari oggetti che si trovano qui nello store. Tutto c'è. Potete comprare il cioccolato e poi automaticamente si può ottenere un premio. Non sempre si ottengono i premi, però c'è la possibilità quindi di ottenere. E questa è una cosa proprio tipica del mondo del Giappone. Sure, draw a raffle ticket. No win. Too bad. Avete visto queste patatine, ragazzi? C'è un disegno di una ragazza. Questa ragazza qua l'abbiamo vista in un sogno, ok? E non è altri che quella che sarà importante in Shenmue 2. Avete visto? Sure, draw a raffle ticket. Non è semplice vincere, quelle poche volte che si vince, si vincono premi, a volte carini, a volte non carini. In questo caso, Rio ha vinto. E adesso possiamo scegliere un oggetto raro, da loro considerati molto rari. E in tal caso possiamo... Io ho provato a scegliere la nave, che è molto carina. Ok, this one. Here you go. Benissimo, adesso teniamo presente che possiamo anche andare dietro a reperire le varie capsule. Queste capsule qua, ragazzi, sono oggetti di alcuni videogiochi presenti nel Sega Saturn e nella Dreamcast stessa, ovviamente. Io sceglierei questo qua a sinistra che vi faccio vedere, finché non prendiamo il gioco del giullare, perché questo era un gioco del Saturn, di cui noi abbiamo... Sì, purtroppo qua si possono ottenere tanti di quei dadi che voi non immaginiate, però effettivamente servono sempre anche loro da collezione. La curiosità, ragazzi, che in Shenmue 2 c'è la possibilità proprio di vedere nell'inventario di Rio tutti gli oggetti che aveva collezionato nel primo Shenmue. Purtroppo a causa di mancanza di soldi lui sarà costretto a venderli, purché i soldi in Shenmue 2 non sono così tanti come in Shenmue 1, purtroppo. E infatti... E qua bisogna insistere, perché sennò non si può ottenere un buon premio, ragazzi. Dobbiamo insistere ripetutamente al fine di ottenere l'oggetto che a noi interessa. Avete visto? Capita la... Purtroppo capitano i doppioni. Ma non bisogna arrendersi, bisogna sempre ritentare, ragazzi, perché Shenmue è proprio un gioco veramente molto carino, perché riesce a intrattenerti, la storia è stupenda, ma il più delle volte ti fa sclerare notevolmente, e su questo ve lo posso assicurare. Insistiamo, ragazzi, e non ve ne pentirete. Insistiamo, ragazzi, credetemi. Maybe I should get another. Eccolo qui, ragazzi, quello che io volevo mostrarvi era proprio questo. Questo è un personaggio presente nei videogiochi del Sega Saturn ed è stupendo, ragazzi. Ok, l'orario è suonato, proprio giusto in tempo per riprendere il lavoro. Ovviamente il compito affidatoci è il medesimo di quello che avete visto in precedenza, ovvero riportare le casse nel box 3.
nel capannone 3, diciamo, e sperare che si attivino anche le sequenze cinematografiche, perché saranno necessarie per poter quindi proseguire la storia. Quindi preleviamo le casse, seguiamo lo stesso giro, mentre poi nelle parti successive bisognerà fare un giro opposto per poter sbloccare determinate sequenze cinematografiche. Questo ve lo posso assicurare, perché ho sclerato come una bestia al fine di poterle fare. Comunque adesso riprendiamo il nostro lavoro e proseguiamo fino a che in un determinato orario, potete verificare sulla destra vicino al nostro simbolo l'orologio, che a un certo punto d'orario si attiverà una sequenza cinematografica, e quella sarà estremamente importante. Sì, avete visto che ho fatto anche dei tagli, perché qua adesso appare la sequenza. Nice taxi you got here. Take me on home, okay? Get a move on. Whatever. Cut it out. Joke's on you, schoolboy. That's it. You're mine. A quanto pare questi vogliono prenderle, eh? È il momento proprio di divertirsi, anche perché questi qua effettivamente, seppur lo spazio è piccolo, può giocare molto vantaggio, perché essendo più ravvicinati c'è più possibilità di sferrare proprio attacchi assieme, avete visto come ho appena fatto. E poi questi non sono esageratamente cattivi rispetto alla battaglia che affronteremo dopo. Quelli sono un pochettino più insistenti, ma questi sono i primi della giornata, quindi si possono sconfiggere con poco o niente. Avete visto i quattro calci sistemati a dovere e i nemici saranno sistemati. C'è anche una seconda portata, non preoccupatevi, ma questi sono sempre semplici, non abbiate timore. Benissimo, ci hanno dato un'informazione eccezionale. Praticamente adesso noi dobbiamo scoprire, o meglio vedere, il capannone numero 17. E questo è il capannone numero 17 con un'insegna cinese, come ci aveva detto l'anziano, il vecchietto lì, e di conseguenza lì si nascondono i Mad Angel. Ci sarà una raffigurazione proprio di un cinese e lì si nasconde proprio tutta la gang. Comunque hanno detto capannone numero 17 ed è quello che noi andremo a vedere, aspettando quindi ovviamente l'orario di lavoro, perché questo si concluderà per le 5. Adesso sono circa le 4 e mezza, quindi ancora pochi minuti di attesa, e presto potremo indagare poi in tutto il porto. Adesso intanto andiamo avanti, guardiamoci attorno un'altra volta.
Comunque aveva detto capannone numero 17. Signor gatto, si sposti. Possiamo mica investire gli animali, poveretti, eh. Comunque, vabbè, prendiamo intanto altre casse in attesa proprio dell'orario. Il che, dopo aver udito praticamente una sirena, noi praticamente possiamo arrivare all'orario di termine lavoro. E poi una volta finito ciò possiamo indagare quindi per la ricerca di questo capannone numero 17. E una volta che arriveremo lì, se tutto è stato fatto nella maniera più corretta, si attiverà una sequenza cinematografica alquanto interessante. Su questo ve lo posso assicurare. Ok, tra pochi secondi terminerà l'orario di lavoro. Eccolo qua, la sirena. Ricorda un po' la sirena di Siren Blood Curse. Molto bella la musica del porto, eh? Ok ragazzi, proprio in pieno stile anni 80, praticamente il datore di lavoro ti dava lo stipendio. Ovviamente sono 300 yen, anche se ci sta dicendo di continuare in maniera di lavorare sodo al fine di ottenere magari un aumento. Ovviamente le casse le ho sistemate un po' alla carlona, però diciamo che il mio obiettivo era un altro, era quello di proseguire la storia, però nelle prossime parti avremo anche un incremento di stipendio. Adesso, ascoltate bene, ci era stato detto capannone numero 17, ed è qui che noi andremo, seguendo proprio la strada e guardando proprio le indicazioni sul pavimento, sulla strada, perché c'è proprio la scritta per arrivare al capannone. Avete visto infatti che la strada era opposta, adesso io mi girerò indietro e cercherò proprio di raggiungerla rapidamente. Esatto, la strada è questa perché abbiamo visto dietro, aspetta, 14 o 13, aspetta che riguardiamo meglio. Allora, questo è il capannone 13, esattamente proprio come ho visto, e poi il capannone 14 che è dietro, quindi basta seguire questa strada qua per arrivare proprio al nostro obiettivo. E lì ci sarà veramente da divertirsi, tra non molto. Si è attivata una sequenza, guardate. Ok ragazzi, stiamo attenti a questa rissa qua che sono un pochettino più cattivi, e questi sono, oltre ad essere più cattivi, resistenti e alquanto più forti, quindi cerchiamo anche di dare dei buoni colpi, perché in modo tale che se sferiamo dei buoni colpi che vanno a segno, l'energia di Rio può anche ripristinarsi, oltre che a perderla giustamente per i colpi che riceviamo, noi possiamo anche ripristinarcela, prima diventerà gialla e poi automaticamente diverrà verde, quindi...
Bisogna insistere, per questo era un po' cattivello. E adesso scopriremo anche il perché hanno attaccato Mark. We won't forget this. Mark, you okay? Oh, yeah, I'm all right. No problem. Oh, careful. So, looking for your brother. Yeah, my only brother. He's about your age. But now, he's probably at the bottom of the sea. Killed by the Mad Angels. Why would the Mad Angels kill your brother? It appears he may have leaked some important information. Is that why they... Probably. At least as far as I could tell, only one person was killed. So you're not sure? Was the guy who heard the information killed? Or my brother, the one who leaked it? Oh yeah, Dio. I heard the information was about a black market deal. With some Chinese cartel. A Chinese cartel? The GU men. The CU Men, ragazzi. Tenete presente che questi The CU Men, non posso poi spoilerarvi tutto, ma tenete presente che loro, uno di loro lo abbiamo già affrontato, ovvero quello schifezzino nella sala giochi. Quello è un uomini di CU. Ecco, questo ragazzi è il capannone 17 con un'insegna proprio cinese. Ed è lì dove loro praticamente si nascondono, dove praticamente possiamo sapere qualche notizia su Landi. Comunque ragazzi, bando alle ciance, adesso vediamo di tornare indietro, perché tra un po' l'orario sta per concludersi. E tenete presente che per poter tornare effettivamente a casa bisogna aspettare dopo le 8, quindi bisogna pazientare un attimino ragazzi. E una volta che l'orario arriverà, noi possiamo quindi tornare a casa per far sì che Rio si riposi e poi successivamente riprendere il giorno col terzo giorno di lavoro, ovvero la parte 13 che sarà poi. Quindi adesso torniamo magari nella zona principale del porto, perché dobbiamo parlare ancora con il vecchietto, perché il vecchietto, come ho già detto prima, era un esperto di arti marziali. Non so se era un maestro o se cosa lo ha portato a vivere così, non lo so, però è un grande conoscitore di queste tecniche e infatti ce ne insegnerà una non appena lo incontreremo. Poi, cosa anche molto importante, dobbiamo parlare con Goro. Comunque adesso parliamo col vecchietto. Oh, it's you, youngin. You've been training? Yeah. That's great. Now then, I can show you how to use it. Use it? The shadow step move? It's rather hard to do, so I'll only do it once, so pay attention. Before, I just showed you how to slide behind your opponent. Once you're behind your opponent, strike the back of the neck. An unprotected neck's weaker than you'd expect. An accurate strike can paralyze. Strike just after sliding past your opponent. If you practice, you'll get it. I understand. Thank you. Perfetto, abbiamo appreso una mossa di lancio, la Shadow Blade. Adesso che abbiamo ottenuto questa mossa qua, dobbiamo cercare Goro e parlare con lui, perché effettivamente Goro conosce tante di quelle informazioni sul Mad Angel, però più di tanto non ce le vorrà mai dire. Però vi posso anticipare il fatto che ci sono dei motociclisti che girano qua di notte, e questo è quello che Goro ci dirà, e noi dovremo quindi aspettare il giorno dopo per poter tornare e incontrare quindi un'altra giornata di lavoro, un'altra gara del muletto. Purtroppo ecco, è così che funziona Shenmue. È abbastanza pesante, ma Shenmue, tenete presente che ha proprio rivoluzionato il modo di concepire i videogiochi, perché è stato forse uno dei primi videogiochi dove l'orario e il luogo erano veramente fondamentali.
Ok, c'è una sequenza importante qua. No, beh, questo qua è, scusatemi, è quella del cambio di giorno, tra giorno e sera. Perché sono giunte le 6, le 7 di sera, mi sbaglio, se non sbaglio. Sì, le 7 di sera. Praticamente quando arriveremo alle 8 possiamo tornare a casa. Quindi dovremo aspettare ancora un'altra ora. Adesso cerchiamo Goro, perché lui sa tante informazioni proprio relative al Mad Angel. C'è un gatto. Ecco, lui in genere gira sempre in questa zona qua, eh. Infatti, anche se tenteremo di andare fuori, ci dirà che dobbiamo ancora trovare indizi per uscire da qui. Anche se non veniva specificato che alle 8 dovevi tornare a casa. È proprio molto, cioè, è stato proprio strutturato in I've questa got plenty maniera. of time to ask Però around. vedrete che nello Shenmue 2, che non nascondo, che sto preparando, praticamente vedrete che la cosa è totalmente diversa. Avrà sempre meccaniche simili, ma sarà molto più interattivo e anche molto più gestibile il secondo Shenmue, ve lo posso assicurare, carissimi amici. Ok, eccolo qui, Goro. Goro, what's going, bro? Have you seen any of the mad angels around? Whoa, bro! Like I said, don't say that name out loud! You know, right? Tell me. Ah, bro! Well, I ain't got no choice, I guess. Motorcycles, they ride around the harbor at night. At night, huh? Che cosa vi dicevo? Praticamente di notte fonda, i motociclisti girano qui, però adesso noi non possiamo fare altro che attendere l'orario per tornare a casa, perché effettivamente lì manca una mezz'oretta, e possiamo entrare un attimo nello shop per comprare qualcosa, o magari per comprare anche qualcosa per il gatto o altro. Ah, cosa? Ah, potete far bere anche una bibita Rio. Tenete presente che se non vedete il gatto quando tornerete poi a casa, non è morto, ma bensì cercate di comprendere che lui è guarito perché gli sono state somministrate le cure proprio adatte. Potete prendervi anche tutte le bibite che volete, non fa alcuna differenza, però sappiate che se trovate una lattina con il premio, questa lattina sarà un oggetto particolare da tenere in collezione, perché in quanto Rio è un collezionista. Ah, good. I'll take this. Yeah, sure. Thank you very much. Thank you very much. Come again. Io suggerisco anche di tenere i soldi, specialmente per le mosse che possiamo comprare una volta tornati a casa. Ci sono delle mosse molto care che però ne vale la pena comprare perché quelle possono permettere a Rio di apprendere, di fare proprio dei numeri veramente assurdi e saranno utili per combattere poi il boss finale che non vi dico chi è, non è Landi, perché la storia di Landi anche nello Shenmue 2 ha un finale aperto, quindi adesso vediamo comunque di andarcene. Avete visto Mark che si sta dirigendo, comunque manca effettivamente poco. Ok, le 8 sono varcate, adesso vediamo di andare lì a prendere il pullman per tornare effettivamente a Dobuita. E una volta Dobuita torneremo a casa, prima compreremo le mosse interessanti che a noi interessano e poi successivamente vi saluterò e ci sentiremo nella prossima parte commentata, la parte numero 13, il terzo giorno di lavoro di Rio.
Molto bene, adesso prima di tornare a casa andiamo nel negozio di antiquariato dove praticamente... Oh, guardate questo Babbo Natale. Praticamente lui è quello che sta facendo pubblicizzando, diciamo, un locale. Hello there. MJQ Jazz Bar offers a variety of cocktails. You're too young to drink. Sorry, kid. It's okay. Comunque andiamo nel negozio di antiquariato e compriamo mosse potenti. Questa è proprio una mossa di lancio, è veramente una mossa fortissima. I'll take this. Thank you very much. I heard that this move was left by a jujutsu fighter, but it was too difficult for anyone to master. Ed è molto complessa da fare, Eccola qui. It appears to be a throw move. Poi ne prendiamo ancora una e poi dopo ce ne sarà l'ultima da prendere, però adesso pensiamo quindi a prendere quella meno costosa. I'll take this. Thank you very much. That scroll was left behind by a martial arts expert who was researching the Korean style Taekwondo. Perfetto, adesso che abbiamo comprato tutte le mosse che attualmente potevano servire, io vi saluto perché adesso Ryo tornerà nella propria casa e sarà tutta la strada che voi conoscete, quindi è inutile che sto qui a commentare. Io vi ringrazio per aver visto il video, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao! Oh.